Ma il boss di Galactus sta veramente per tornare su Fortnite per distruggere tutta quanta la mappa nell'evento finale di questa stagione? Beh, è proprio quello che cercheremo di capire in questo video, quindi guardatelo tutto fino alla fine per scoprire la verità. Tra l'altro, raga, mi è appena arrivato un dono dal carissimo MiciP, quindi grazie mille, bro. Andiamola ad aprire, vediamo cosa contiene e dopo andiamo in partita. Vabbè, raga, carina questa emoji, grazie mille. Ovviamente, raga, non ho giocato per un sacco di tempo, quindi il codice Nax con 2x nello shop è scaduto. Andiamolo subito a reinserire, mi raccomando, Nax con 2x, premete cerca e perfetto, ci siamo. Adesso possiamo andare in partita a parlare, raga, del ritorno di Galactus, perché secondo me è un argomento super interessante. E spero per voi che non abbiate la soglia dell'attenzione di un pesce rosso e che riusciate ad arrivare fino alla fine del video, perché altrimenti, raga, non capite. Intanto, raga, cerchiamo di capire alcune cose, perché Galactus l'abbiamo visto la prima volta all'interno della stagione 4, capitolo 2 di Fortnite, proprio in questo evento finale in cui praticamente cercava di distruggere la mappa e di divorare tutto il nostro mondo. Ma alla fine, fortunatamente, siamo riusciti a fermarlo proprio grazie alla super tecnologia di Iron Man, ovvero di Tony Stark. Però, ovviamente, adesso, come tutti quanti sappiamo, è ricomparso proprio laggiù all'interno della mappa di Fortnite. E non è fake, raga, l'avete visto tutti quanti in game. Quindi adesso la fatidica domanda: ma quindi Nax, nell'evento che ci sarà in questa stagione che porterà alla distruzione della mappa, tornerà Galactus? Dividerò questo video in due punti. Infatti, come prima cosa vi dico: sicuramente la mappa di Fortnite sarà distrutta e vi spiego il perché. Intanto, dove posso atterrare, raga, è la prima partita che faccio in questa nuova season, perché come sapete sono stato via. E infatti sono ancora a livello 1, non ho il pass battaglia, non ho niente. Vabbè, cerchiamo di andare vicino a Galactus. Comunque, come vi stavo dicendo, la mappa di questa stagione sarà completamente distrutta ed è confermato. Perché? Perché me lo invento? No, ovviamente no, ragazzi. Ma perché nella prossima stagione, ovvero nella stagione 5, capitolo 4, che appunto uscirà una volta terminata questa, non saremo più in questa mappa, ma saremo nella mappa del capitolo 2. Onestamente, non so chi di voi abbia giocato appunto il capitolo 2. Se l'avete giocato, scrivetemi di sì nei commenti oppure no. Insomma, sono curioso di vedere quanti di voi che guardano questo video hanno giocato al capitolo 2. Però, appunto, una volta terminata questa stagione, saremo esattamente in questa mappa che state vedendo. E questo, beh, è confermato praticamente al 99,9%, quindi siamo tranquilli. Quindi, appunto, in qualche modo la mappa di Fortnite, la mappa di questo capitolo 5 sarà distrutta o con Galactus o con Dottor Doom o con qualsiasi altra cosa. Sicuramente al 100% appunto non ci sarà più questa mappa. E adesso però è arrivato il momento di capire se effettivamente sarà proprio Galactus a distruggerla con un evento fighissimo oppure no. Intanto, raga, non ho mai visto queste nuove armi, vi giuro, cioè è la prima partita che faccio e quest'arma mi sembra veramente super forte. Tra l'altro solo con una mano, stranissima. Ah, però, raga, prima di continuare facciamo un gioco: scrivete nei commenti il nome di questa skin che è comparsa a schermo per vedere in quanti di voi la conoscono, raga. Se giocate al capitolo 2 sicuramente la conoscete. No, beh, lasciate like e iscrivetevi lo stesso. Bene, ma quindi adesso passiamo alla seconda parte di questo video, ovvero sarà quindi Galactus oppure no a distruggere la mappa? Ormai abbiamo capito che la mappa in ogni caso sarà distrutta, ma sarà lui, sarà il povero Galactus che adesso è senza occhi e tutto quanto fumante all'interno dell'acqua? Bene, probabilmente, ragazzi, no. E ora vi spiego perché. Non sarà Galactus probabilmente a distruggere la mappa di Fortnite, perché Galactus è letteralmente stato sconfitto da Dottor Doom. Come tra l'altro mi ha suggerito uno di voi qua sotto nei commenti. Adam infatti mi ha detto che Galactus è stato killato da Dottor Doom. Ora, io non so se questa cosa è vera oppure no. Magari se voi ne sapete tanto di Marvel e cose del genere, fatemelo sapere nei commenti perché io non lo so. Però, raga, sicuramente se Dottor Doom è stato appunto lui a killare Galactus, beh, sicuramente non lo aiuterà a tornare, ovviamente, no? Quindi le opzioni sono due: o Galactus torna in qualche modo e fa tipo una battaglia con Dottor Doom, ma non ci credo assolutamente. Oppure, appunto, questa testa ci fa semplicemente capire che no, Galactus è stato sconfitto completamente da Fortnite e di conseguenza non lo rivedremo sicuramente in questa stagione. Ma allora, fermi. Come farà la mappa di Fortnite a essere distrutta? Cioè, non penso proprio che la mappa da sola si distrugga. Esatto, raga, se pensate questo avete ragione. Perché ovviamente la mappa di Fortnite sarà distrutta da qualcuno. E chi è questo qualcuno? Beh, molto probabilmente proprio da Dottor Doom. Infatti, raga, Dottor Doom ha un piano malefico per distruggere Fortnite. Infatti, raga, da quando è arrivato appunto sull'isola di Fortnite tramite la maschera, diciamo, del vagabondo. Infatti, raga, lui praticamente si è nascosto per un'intera stagione, per la stagione 3, nella maschera appunto del vagabondo di Fortnite, che si nascondeva in mezzo alle città, diventava invisibile, insomma era molto sospetto, e l'abbiamo capito alla fine della stagione 3, che in realtà il vagabondo era proprio Dottor Doom. E grazie all'evento finale che abbiamo visto durante il mini evento appunto della scorsa stagione, Dottor Doom ha praticamente sabotato tutto quanto il meccanismo costruito da Megalodon per andare, come state vedendo, a distruggere completamente la mappa di Fortnite, o meglio una zona precisa della mappa, proprio dove sotto
c'era il polsiere di Pandora. Mamma mia che esplosione, non me ne ero nemmeno accorto, raga, che era così distruttiva. E una volta che è praticamente saltato in aria tutto quanto, Dottor Doom ha potuto prendere i poteri dal vaso di Pandora. Quindi Galactus, raga, praticamente non c'entra quasi niente con questa season, con questa storia. Anzi, praticamente niente. A meno che Fornet non impazzisce e decide di fare appunto un colpo di scena finale e metterci Galactus, onestamente io non credo proprio succederà. Ma fermi, non chiudete il video, perché un'altra cosa che potrebbe accadere, tra l'altro raga qua che casino, è in realtà l'arrivo di Iron Man, ma di questo ne parliamo nel prossimo video. Infatti Iron Man, ragazzi, è stato quasi confermato proprio che ritornerà all'interno di questa stagione. Infatti raga, ora vi dico sta cosa fighissima, praticamente ci saranno all'interno della mappa tipo delle zone, una sorta di Stark Industries molto molto mini ovviamente. Ci sarà praticamente tutto quanto il vecchio loot delle Stark Industries, quindi i fucili Stark, probabilmente i poteri di Iron Man, potrebbero appunto essere in versione un pochettino più tipo epici ad esempio, quindi magari tipo i poteri di Iron Man depotenziati. Ma oddio, questo forse sarebbe anche un po' troppo. Non penso che li rimetteranno in versione epica, però comunque ci saranno delle armi soltanto delle vecchie Stark Industries. Però raga, siamo abbastanza sicuri che in questa stagione 4 avremo un evento finale, anche se sarà piccolo, comunque ci sarà un evento. Quindi cosa cavolo succederà in questo evento? Beh, ovviamente anche di questo ne parleremo in un prossimo video, però vi dico una cosa, vi do un'informazione importantissima. Come vi ho detto all'inizio del video, ragazzi, noi torneremo nel capitolo 2, nella mappa appunto del capitolo 2, nella prossima stagione. E di conseguenza potrebbe succedere qualcosa, magari il ritorno di qualche macchina del tempo particolare o di qualche rift, di qualche meccanismo per farci tornare nel passato di Fortnite. Quindi raga, nell'evento di questa stagione è molto probabile che Fortnite farà qualcosa proprio per riportarci all'interno del capitolo 2. Quindi raga, mi raccomando, like e iscrizione ovviamente, cosa più importante, il codice NAX con X nello shop. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, bella ragazzuola.